Obi-Wan Kenobi episodio 5 e uccidila, cazzo! Siamo arrivati al penultimo episodio della serie che segue le tracce del personaggio iconico della saga di Star Wars prima degli eventi dell'episodio 4. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi video. Iniziamo con la recensione a caldo. E così, ripercorrendo atmosfere già viste in film passati, questa volta tocca all'impero colpisce ancora, la puntata salta tra passato e presente e si fa vedere. Abbiamo quindi portato alla salvezza la bambina impunita? Vedremo. Ma di sicuro, fossi stato nei panni di Kenobi, l'avrei già addestrata nella forza più che Luke. Ma il punto dolente invece è un altro, la plot armor della terza sorella. Il fatto che non muoia va ai danni della fedeltà e coerenza dovuta al più grande cattivone della storia del cinema fantastico, Darth Vader. Ho capito che le faranno un sequel dedicato, ma datemi un motivo valido per non ucciderla sul posto, dopo che ha fallito, ha tradito e ha sfidato d'arma bianca il braccio destro dell'imperatore. Questo un episodio dopo l'altro. Ma evidentemente la redenzione è cosa da Sith. Aspettiamo il finale, che sappiamo già come andrà a finire. Partiamo quindi per il luogo più malfamato e turistico della galassia. Andremo tutti su Tatooine. Ringrazio tutti per l'attenzione e l'ascolto e ci vediamo presto nel futuro.